Care concittadine e cari concittadini, con il 1° gennaio iniziamo anche a Roveredo il servizio di raccolta rifiuti porta a porta. È una sfida nuova per la nostra comunità, ma è una sfida che riusciremo a vincere come molte altre. Si tratterà non tanto di migliorare la performance dei rifiuti raccolti in modo differenziato, ma di migliorare la qualità degli stessi. Quindi migliorare la qualità dei rifiuti quali carta, plastica, alluminio, vetro e diminuire i rifiuti da conferire in discarica. Sono certo che la nostra comunità riuscirà a essere al massimo dell'impegno e del risultato anche per questa nuova iniziativa. Per qualsiasi difficoltà contattate gli amministratori e l'ufficio ambiente per risolvere fin da subito i problemi che si vengono a creare. Grazie della collaborazione. Gentili concittadine e cari concittadini, stiamo per raccogliere la seconda sfida epocale sul cambio della raccolta dei rifiuti. La prima ci ha consentito di raggiungere un alto tasso di differenziazione. Questa ci consentirà di raggiungere un'alta qualità nella differenziazione. Il tutto allo scopo di lasciare un mondo migliore alle generazioni future, ma anche e soprattutto questo ci consentirà, visto che non è l'amministrazione comunale a decidere le tariffe, a riuscire a mitigare in futuro gli eventuali aumenti che non saremo noi a decidere. Non vi lasceremo soli, faremo delle giornate e delle serate informative, saremo al vostro fianco in tutto questo, potrete chiederci, suggerirci e dare quali sono le vostre perplessità che cercheremo assieme a Zea di risolvere. Vi ringrazio fin d'ora della collaborazione che ci darete. I nuovi contenitori. Dal 1 gennaio 2022 i cittadini residenti a Roveredo in Piano avranno a disposizione nuovi contenitori per effettuare la raccolta differenziata. I contenitori cambiano colore. Cambiano colore per adeguarsi alla normativa UNI e per rendere più facile la raccolta differenziata dei rifiuti. Ma le novità non finiscono qui. Ecco le dotazioni che verranno consegnate entro la fine dell'anno ai cittadini e alle attività commerciali. Bidone carellato da 120 litri di colore grigio per la raccolta del secco indifferenziato. Contenitore che sarà dotato di un tag per la lettura degli svuotamenti. Questa innovazione consentirà di passare in futuro alla tariffa corrispettivo, il che significa che ogni cittadino pagherà per il numero dei conferimenti effettuati. Bidone carellato di colore blu per effettuare la raccolta porta a porta della carta e cartone. I sacchetti gialli per la raccolta differenziata di plastica e metalli. Ogni anno verranno dati in dotazione ai cittadini e alle attività commerciali due rotoli da 30 sacchi cada uno. Per le utenze non domestiche con grandi produzioni di rifiuti saranno consegnati dei contenitori dedicati. La chiave. La chiave verrà data in dotazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, e servirà per poter aprire i contenitori che resteranno stradali di organico e di vetro. Si raccomanda di non duplicare la chiave per non danneggiare la serratura dei contenitori. Le regole del porta a porta. Riassumiamo quindi, rifiuto per rifiuto, le nuove modalità di raccolta a Roveredo in Piano. La carta e il cartone vanno conferiti sfusi, privi di sacchetti di plastica, all'interno del contenitore blu carrellato. Gli imballaggi in plastica e metalli vanno conferiti esclusivamente nei sacchetti gialli semitrasparenti forniti da Gea. Nei sacchetti gialli vanno conferiti tutti gli imballaggi, cioè quei contenitori come bottiglie, scatole e scatolette e oggetti specifici come piatti e bicchieri in plastica e grucce appendiabiti. Il secco residuo si raccoglie in sacchetti ben chiusi da conferire all'interno del contenitore grigio carrellato. Il bidone è munito di tag elettronico per misurare gli svuotamenti e va esposto solo quando è pieno. Per carta, imballaggi in plastica e metalli e secco, la raccolta è porta a porta e avrà cadenza quindicinale. Consulta il calendario per conoscere le giornate di ritiro. Gli sfalci e le ramaglie, la raccolta non cambia, vanno conferiti in sacchi e fascine fino ad un massimo di 1 m³. Si possono anche conferire gratuitamente presso l'ecocentro comunale. Rimangono stradali le raccolte di umido organico e vetro, con contenitori dedicati apribili esclusivamente con chiave. L'umido organico va raccolto esclusivamente in sacchetti compostabili e conferito nel contenitore di colore marrone. Il vetro va raccolto sfuso, senza sacchetti, nel contenitore di colore verde. Ricapitoliamo. La raccolta è porta a porta per
carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, secco, sfalci e ramaglie. Rimane invece stradale la raccolta per umido organico e vetro. Il nuovo sistema di raccolta. La raccolta porta a porta è indispensabile per ridurre i rifiuti e migliorarne la qualità ed è un sistema efficace per rendere responsabile il cittadino della propria raccolta differenziata. Ha tanti vantaggi e poche, ma importanti regole da rispettare attentamente. Esponi i contenitori e i sacchetti fuori della tua abitazione, su suolo pubblico, in luogo visibile, la sera che precede la giornata di raccolta, secondo il calendario, dopo le ore 19. Riporta i contenitori vuoti all'interno della tua abitazione dopo il ritiro dei rifiuti da parte degli operatori GEA. Non abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori. Prenditi cura dei contenitori assegnati e non confonderli con quelli dei tuoi vicini di casa. Ogni contenitore, infatti, ha un codice a barre assegnato al singolo utente. Utilizza i contenitori forniti in comodato gratuito con diligenza e mantienili in buone condizioni. Servizi su richiesta. GEA mette a disposizione servizi di ritiro gratuiti per le utenze che ne faranno richiesta chiamando il numero verde o recandosi presso lo sportello GEA Rovere d'Impiano. Per pannolini e pannoloni, le famiglie che ne hanno necessità possono richiedere un contenitore aggiuntivo. Per sfalci e ramaglie, le utenze commerciali e le utenze domestiche che producono grandi quantità possono fare richiesta di un contenitore per la raccolta. Per il cartone, le utenze commerciali che ne faranno richiesta potranno aderire ad un servizio settimanale di raccolta a domicilio. Per gli altri rifiuti, quali gli ingombranti o gli oli esausti in generale, il servizio rimane invariato. Consultate il sito GEA o l'app. A tua disposizione. Gli operatori GEA effettueranno verifiche a campione sul contenuto dei rifiuti esposti e, se ritenuto non conforme, rilasceranno un apposito avviso. Hai ancora dei dubbi? Consulta il sito. Scarica l'app MyGEA. Visita l'ecosportello GEA a Rovere d'Impiano, aperto ogni martedì dalle ore 9 alle ore 12.30. Oppure contatta il numero verde 800 50 10 77.